Bene, allora proseguiamo ancora con il parlare di ruote dentate. In questo caso andiamo a parlare di rotismi e facciamo una distinzione tra i rotismi ordinari e i rotismi epicicloidali. Rotismo è un insieme di ruote dentate, no? E qual è la differenza tra un rotismo ordinario e un rotismo epicicloidale? Nei rotismi ordinari, diciamo, tutte le ruote dentate, che possono essere anche di numero considerevole, hanno degli assi di rotazione fissi rispetto all'altro. Ovviamente nei rotismi epicicloidali ci sono delle ruote dentate che compongono il rotismo che viceversa presentano degli assi di rotazione mobili. Questa è la differenza. Allora, facciamo alcune considerazioni dapprima sui rotismi ordinari e poi ci spostiamo all'analisi dei rotismi epicicloidali. Ecco, consideriamo questo esempio, diciamo, più o meno complesso per vedere come si affronta il problema della determinazione del rapporto di trasmissione di un rotismo anche, diciamo, molto complesso, nel senso che è costituito da un certo numero di ruote dentate. Schema sto appunto rappresentando. Quindi immaginiamo che l'ingresso sia qui, questa è la velocità angolare omega 1, ho la ruota dentata 1 motrice che è caratterizzata dal numero di denti Z1, numero di denti Z2, numero di denti Z3, numero di denti Z4, Z5, che ancora immaginiamo di avere ancora un'altra ruota dentata. Z6, Z7 e questa ultima per rendere il discorso ancora più generale va ad ingranare con un'altra ruota dentata internamente, quindi è un esempio di ruote dentate interne, okay? Questo è l'asse e immaginiamo che questo sia l'asse dell'utilizzatore, quindi naturalmente qui anche un numero di denti Z8. E noi vogliamo trovare il rapporto di trasmissione globale di questo rotismo. Come vedete, il rotismo è ordinario perché tutte le ruote dentate hanno degli assi di rotazione che sono fissi rispetto al telaio. Ok? Ciascuna ruota dentata è rappresentata da un certo numero di denti e quindi andiamo ad esprimere il rapporto di trasmissione. Il rapporto di trasmissione globale è per definizione tau, sarebbe uguale a omega 1 diviso omega 8, l'ingresso diviso l'uscita finale, va bene? Ma questo lo possiamo esprimere anche percorrendo tutto il rotismo, da quanto abbiamo imparato fino ad ora, e quindi posso scrivere omega 1 diviso omega 2, che sarebbe questo. Poi ho un altro rapporto di trasmissione, e quindi ho una omega 3 che però è uguale alla omega 2, e quindi ho un omega 2 diviso omega 4, ma l'omega 4 è uguale all'omega 5 perché queste due ruote dentate sono solidali entrambe allo stesso albero, e quindi ho ancora omega 4 diviso omega 6, e ancora la omega 6 è uguale alla omega 7, e quindi scrivo ancora omega 6 diviso quella di uscita finale che è la omega 8. Va bene? È banale osservare che queste si semplificano tutte e che naturalmente l'uguaglianza è rispettata. Però l'abbiamo scritta in questa maniera per mettere in evidenza una cosa importante, perché ognuno di questi rappresenta i rapporti di trasmissione per una singola coppia di ruote dentate. Quindi questo è il tau 1-2, no? Tra le ruote 1 e 2, analogamente questo è il rapporto di trasmissione
tra le ruote 3 e 4, e quindi cosa viene fuori? Che ho un tau 1, 2 per un tau 3, 4 per un tau 5, 6 e un tau 7, 8. Cioè cosa abbiamo capito da queste osservazioni? Che il rapporto di trasmissione globale è uguale al prodotto dei rapporti di trasmissione di ciascuna coppia che compone, che costituisce il rotismo. Va bene? Ma noi vogliamo comunque esprimere questo in funzione del numero di denti. Ecco. E a tale proposito diventa importante anche un aspetto che fino ad ora abbiamo un po' trascurato, cioè il verso di rotazione. Perché quando ho la singola coppia di ruote, banale, no? Nel senso che se ho una singola coppia di ruote dentate esterne, il verso di rotazione della condotta è opposto al verso di rotazione della motrice ed è abbastanza immediato capirlo. Se ho una coppia di ruote dentate interne, il verso di rotazione è concorde con quello della ruota motrice. Ma quando io ho un rotismo che è costituito da n coppie di ruote dentate interne e esterne, capire qual è il verso di rotazione dell'albero di uscita non è banale, no? Dovrei mettermi lì e considerare passo passo quello che accade nella trasmissione della potenza. E allora andiamo quindi ad esplicitare con un po' più di attenzione questa relazione. Allora io ho un tau 1, 2 che in termini di numeri di denti sarebbe uguale a z di uscita su z di ingresso, però siccome sono ruote esterne metto il segno meno, ok? Quindi ho meno z2 diviso z1, e questo sarebbe il rapporto di trasmissione tau 1, 2, che moltiplica il rapporto di trasmissione della seconda coppia, che sarebbe z4 su z3, sono ancora ruote esterne, quindi ancora negativo. Quindi ho meno z 4 diviso z3 e moltiplichi ancora z sempre negativo z6 diviso z5, z6 diviso z5 e ancora qui, ma qui ci va il segno più perché sono ruote interne. Va bene? Quindi ho più z8 diviso z7. Quindi qual è il risultato? Il risultato finale del rapporto di trasmissione globale di questo rotismo ordinario, lo scriviamo qui, quindi tau è uguale a omega 1 su omega 8, va bene? È uguale a che cosa? Attenzione, meno per meno è più per meno è meno e quindi rimane meno. Quindi da questa semplice analisi dei segni noi capiamo che l'albero di uscita si muove di verso opposto. No? Che non è proprio banale, diciamo, sì, adottiamo un criterio diverso. Quindi il risultato è semplicemente meno z2, z4, z6, z8 diviso z1, z3, z5, z7, cioè i pari diviso i dispari. E ho capito che il verso è opposto a quello dell'ingresso. Ecco, questo per quanto riguarda i rotismi ordinari. Possiamo anche fare uno schemino molto semplice per quanto ho appena detto, per mettere ulteriormente in evidenza il discorso del segno. Se io ho una coppia di ruote, questo è un 1, questo è un 2, e sono ruote esterne, quindi ho un omega 1 e un omega 2, consideriamo solo le primitive. Come sappiamo questo è pi con zero, quindi la velocità di questo punto è questa, il diagramma delle velocità è il seguente, quindi omega 2 come vedete è opposto ad omega 1, va bene? Se però vado a fare uno schema simile che riguarda però le ruote interne, quindi faccio riferimento a uno schema di questo tipo, questo è O1 e questo è O2, quindi pi con zero di contatto tra le primitive si trova questa volta esterno all'interasse, ok? Vedete, qui cade all'interno del segmento 1-2, qui cade all'esterno del segmento 1-2. Se consideriamo un certo verso, per esempio orario, della ruota motrice,
il diagramma delle velocità è questo, va bene? È un diagramma di questo tipo e capite bene che il verso della omega 2 è concorde con quello della omega 1, a conferma del fatto che qui abbiamo un verso, un segno, scusate, negativo, e qui abbiamo un segno positivo per quanto riguarda il rapporto di trasmissione. A questo proposito volevo anche fare un'altra considerazione, cosa che capita abbastanza di frequente anche nelle applicazioni pratiche. Andiamo a considerare il rapporto di trasmissione nel momento in cui interponiamo una ruota intermedia, ok? Allora, se questo è O con 1, questo continua a chiamarlo O con 2 e questo è O con 3, quindi interpongo una ruota. Quindi immaginate questa situazione O1, 2, quanto vale il rapporto di trasmissione qui? Lo scriviamo tau uguale a omega 1 diviso omega 2, che è uguale a meno, abbiamo appena precisato, è uguale a meno z2 diviso z1. Va bene? Coppia di ruote esterne. Se ora immaginiamo di avere la stessa coppia di ruote, quindi con gli stessi numeri di denti, ok? Quindi questo è 0,1 e questo è 0,2. Va bene? Immaginiamo lo stesso verso della omega 1, vedete? Però con un certo meccanismo io vado ad interporre una ruota intermedia. Ok? Quindi l'ingranamento non è diretto tra 1 e 2, ma avviene per il tramite di una ruota intermedia. Immaginate, ripeto, che 1 e 2 siano le stesse di queste, con la sola differenza che l'ingranamento non è ora diretto, ma per il tramite di questa ruota. Questa ruota viene indicata come ruota oziosa. Ok? Andiamo a calcolare il rapporto di trasmissione. Questo è un rotismo ordinario. Quindi sappiamo come fare, va bene? Quindi io voglio sempre tau uguale a omega 1 diviso omega 2, però ho due coppie di ruote dentate, giusto? Naturalmente qui immagino che questo abbia un numero di denti z3. Allora devo fare il prodotto dei rapporti di trasmissione in considerazione del segno, per quanto abbiamo appena detto. Quindi ho che tau uguale a omega 1 su omega 2 e che quindi è uguale a meno z3 su z1 per quanto riguarda questa prima trasmissione, va bene? Poi ho quest'altro rapporto di trasmissione, ho ancora un segno meno, va bene? Ancora un segno meno e ho che cosa? Il numero di denti z2 diviso il numero di denti di ingresso, che sarebbe z3 per la seconda coppia. Ci siete? Qual è il risultato? Z3, z3 si semplifica, ho z2 diviso z1, cioè ottengo un valore numerico identico a quello dell'accoppiamento diretto, l'unica differenza è che ho cambiato il segno. Quindi il fatto di interporre una ruota oziosa tra una coppia di ingranaggi ha il solo scopo di cambiare il verso di rotazione. Quindi questo è un modo per cambiare il verso di rotazione rimanendo con lo stesso rapporto di trasmissione, va bene? E questa è un'altra considerazione importante che è utile nelle applicazioni pratiche. Un'applicazione importante, ce ne sono N, ma un'applicazione importante, ve l'accenno soltanto, è i cambi di velocità. Quindi i rotismi ordinari sono quelli utilizzati nei cambi di velocità dell'automobile. Cambio di velocità ha lo scopo di adattare la potenza fornita dal motore, che può essere comunque regolata per il tramite dell'acceleratore, nel caso dei motori appunto a combustione interna, ma oltre alla regolazione propria del motore per il tramite dell'acceleratore c'è la possibilità di adattare la potenza meccanica di uscita alle varie esigenze.
Tant'è vero che se si va in salita in condizioni di sforzo maggiore si mette la marcia inferiore, quindi a parità di potenza preferisco avere più coppia rispetto alla velocità, perché ho bisogno di coppia per vincere la resistenza in salita. Viceversa, se sto per esempio in pianura sull'autostrada, la resistenza è ovviamente soltanto di rotolamento, di resistenza aerodinamica, e quindi preferisco avere più la velocità, vado con la marcia alta, e quindi preferisco più la velocità piuttosto che la coppia, sapendo che la potenza meccanica è il prodotto della coppia per la velocità, quindi il prodotto è lo stesso, posso giocare sull'uno e sull'altro a secondo delle esigenze. Bene, detto questo, per quanto riguarda i rotismi ordinari ci fermiamo qui e proseguiamo con l'analisi dei rotismi epicicloidali. Come vi ho preannunciato, nei rotismi epicicloidali abbiamo delle ruote che lo compongono, i cui assi di rotazione sono mobili. Va bene? Allora, un esempio classico di rotismo epicicloidale semplice è il seguente. Vi rappresento soltanto le primitive, naturalmente. Allora, in contemporanea conviene dare anche in questo caso una doppia rappresentazione come vista frontale e come vista laterale, e abbiamo una situazione del genere. Allora, abbiamo un rotismo classico. Allora, questa ruota esterna è la corona, questa ruota centrale è il solare, e questa ruota, qui ne ho rappresentata una, ma ne possiamo avere due, tre o anche quattro, ma dal punto di vista cinematico non cambia nulla, è il satellite o planetario. Ecco, in quest'altra vista il satellite naturalmente è questo, questo è ancora la corona, questo è il solare in quest'altra vista. Ecco, quello che ho rappresentato in giallo si chiama portatreno o portaplanetari. Va bene? Questo è rappresentato in giallo. E naturalmente qui è rappresentato con lo stesso colore, questo è il portatreno. Va bene?
Allora, qui schematizziamo un supporto per quanto riguarda l'asse del solare e un altro supporto per quanto riguarda l'asse del portatreno. Va bene? A questo punto entriamo un po' nella cinematica, quindi immaginiamo che questa sia la primitiva del solare, quindi di raggio R1, che questa sia la primitiva della corona, quindi di raggio R2, e questa è la primitiva del satellite, e quindi ho una R3, va bene? Come raggi primitivi. Naturalmente, se queste sono circonferenze primitive, il loro contatto è un contatto di puro rotolamento, va bene? Puro rotolamento, perché questi rappresentano i centri di istantanea rotazione nei modi relativi, no? Perché vale sempre il teorema di Kennedy, quindi questo è O1 che coincide con O2 e questo rappresenta O3, quindi per il teorema di Kennedy questo è l'allineamento che deve essere rispettato, e quindi ho questo punto di contatto tra la circonferenza primitiva 1 e 3, e quindi questo è il centro di istantanea rotazione 1-3 nel modo relativo, questo punto. Viceversa, quest'altro punto all'esterno è il centro di istantanea rotazione nel modo relativo 2-3. Va bene? Ok. Alla luce di questo possiamo subito rappresentare dei diagrammi delle velocità e quindi fare l'analisi cinematica di questo meccanismo. Bene, questo meccanismo così rappresentato è un meccanismo a 2 gradi di libertà, ok? Ma noi possiamo semplificare un po' le cose nel momento in cui andiamo a fissare il portatreno, almeno per il momento. Quindi, data questa schematizzazione, ipotizziamo di tenere fisso il portatreno, e questo lo rappresento come al solito con un tratteggio. Quindi il portatreno lo considero fisso. Naturalmente, qualora non fosse fisso, in realtà non è fisso, come vedete l'asse della ruota 3, cioè del planetario, si muove e descrive questa circonferenza a conferma del fatto che il rotismo non è ordinario, perché l'asse della ruota 3 traccia appunto questo cilindro, o meglio il centro 3 traccia questa circonferenza, quindi ho una ruota il cui asse di rotazione è mobile, pertanto il rotismo non è più ordinario bensì epicicloidale. Tornando a quanto stavo dicendo prima, per l'analisi cinematica in prima battuta ipotizziamo di fissare il portatreno, e quindi il rotismo l'ho fatto diventare ordinario, perché la ruota che prima aveva un asse che si spostava ora ce l'ha fisso, quindi è tornato ad essere ordinario. Ma questo naturalmente ci torna comodo soltanto in prima battuta. Se andiamo a considerare dei versi di rotazione per l'analisi cinematica, immaginiamo di avere una omega 1 antioraria del solare, andiamo a tracciare i diagrammi delle velocità, e sono dei diagrammi lineari, che è quello che sto facendo. Quindi la velocità di questo punto ritenuto appartenente al solare nel momento in cui questo è omega 1 sarà uguale a omega 1 R1, va bene? Ma siccome questo è il centro di istantanea rotazione nel modo relativo tra 1 e 3, questa è anche la velocità di questo punto di contatto ritenuto appartenente a 3, che nell'ipotesi di portatreno fisso ruota intorno al centro fisso O3. Quindi il diagramma è lineare, congiungo questo punto con il centro di rotazione che è O3 e ottengo questo diagramma delle velocità per la ruota 3, cioè per il satellite. Ci siete? Per un analogo discorso, questo è il centro di istantanea rotazione 2-3, e quindi questo è anche il vettore velocità di tale punto ritenuto appartenente a 2, dove il centro di rotazione di 2, cioè la corona, è O2. Quindi posso congiungere questo vettore velocità con il centro
centro O2. Ok? E quindi abbiamo completato l'analisi delle velocità nel caso in cui il portatreno risulta essere fisso. Di conseguenza questa è la velocità angolare omega 2 e questa è la velocità angolare istantanea omega 3. A questo proposito posso scrivere delle relazioni che sono le seguenti. Allora, scriviamo in formule quanto abbiamo appena rappresentato, tenendo conto di un fatto importante, che la velocità angolare nel modo assoluto è uguale alla velocità angolare nel modo relativo più una omega di trascinamento. Questa è la legge dei modi relativi sulle velocità angolari nel caso spaziale. L'abbiamo già applicata, vi ricordate, nella scorsa lezione a proposito delle ruote coniche, giusto? Quando siamo andati a ricavare la velocità angolare nel moto relativo tra una coppia di ruote coniche, abbiamo utilizzato questa relazione. Allora, questa, che è valida in generale nello spazio, può essere esplicitata in questo modo, cioè che la omega relativa è uguale alla omega assoluta meno una omega di trascinamento, giusto? Ho fatto un semplice, banale passaggio per esplicitare le omega relative. Ma nel nostro caso il moto di trascinamento è rappresentato dal moto del portatreno, ok? Perché il portatreno si porta, tra virgolette, a spasso anche i satelliti, va bene? Quindi questo moto di trascinamento in questa applicazione specifica ai rotismi e bicicloidali è rappresentato dal moto imposto dal portatreno. E allora la velocità angolare che schematizzo anche in questa figura del portatreno la indico con omega grande. Quindi questa è la velocità angolare del portatreno. Che cosa voglio dire? Nella rappresentazione di questo diagramma delle velocità noi abbiamo ipotizzato che il portatreno fosse fisso. Quindi che cosa abbiamo imposto dal punto di vista delle velocità angolari? Che la omega è uguale a zero, cioè la omega grande, il moto di trascinamento è uguale a zero. Se il moto di trascinamento è uguale a zero, il moto assoluto coincide col moto relativo, giusto? Perché manca il moto di trascinamento. Ma nella realtà, se noi andiamo ora a tener conto del moto di trascinamento, naturalmente io qui c'ho una omega che è diversa da zero, quindi devo andare a riferire le velocità che sono queste, ma queste sono le velocità relative al portatreno, nel moto assoluto in considerazione del moto di trascinamento imposto dal portatreno stesso. Allora, a tale proposito possiamo innanzitutto fare riferimento a questi diagrammi per quanto riguarda il moto relativo, e quindi posso scrivere che cosa? Guardando quei diagrammi di velocità, che la omega 1 relativa al portatreno, che però quando omega uguale a 0 coincide con quella assoluta, per R1, che sarebbe questo vettore velocità, è uguale a omega, è uguale a meno, è uguale a meno omega 3 R3, ma è anche uguale a meno omega 2 R2, essendo R1, R2, R3 rispettivamente i raggi primitivi del solare, della corona e del satellite. In particolare mi interessa porre in relazione la omega 1 con la omega 2, e quindi posso scrivere che la omega 2 è uguale a meno omega 1 relativa R1 diviso R2. Ecco.
possiamo, questa è sempre relativa, ci possiamo fermare su questa relazione che è stata ottenuta guardando questi diagrammi di velocità, analisi fatta nell'ipotesi in cui omega è uguale a 0, omega del portatreno. Se ora andiamo a tener conto, e viceversa, che la omega in realtà è diversa da 0 e quindi esiste un moto di trascinamento imposto dal portatreno, evidentemente devo andare a tener conto di questa relazione che deriva dalla legge dei moti relativi. Quindi che queste velocità relative, per la verità, sono uguali alla omega assoluta meno la omega di trascinamento. Quindi questa equazione si trasforma nella seguente, cioè a una omega 2 assoluta meno la omega. Siete? Questa omega relativa è uguale a omega 2 meno omega. E analogamente dall'altra parte, al secondo membro. Quindi qui ho meno R1 diviso R2 per questa omega 1 relativa, che è uguale alla omega 1 assoluto meno la omega di trascinamento imposta dal portatreno. Va bene? Quindi questa relazione diventa questa nel passaggio dal moto relativo al moto assoluto. Moto relativo che coincide con il moto assoluto solo quando la omega è uguale a 0. Ovviamente lì poi il ruotismo è ordinario, quindi a noi interessa ricavare questa relazione qui. Va bene? Se io ora vado a considerare il rapporto di trasmissione, ottengo una formula molto importante che è la seguente, perché questa la posso scrivere come un omega 1 meno omega diviso omega 2 meno omega, che è uguale a meno R2 diviso R1. Ma in considerazione della solita formuletta che lega il raggio primitivo al modulo del numero di denti, questo è nient'altro che il rapporto del numero di denti, no? Giusto? R uguale a mz mezzi, m si semplifica, quindi qui ho 0,2 diviso 0,2. Va bene? Bene, questa relazione è una relazione molto importante per quanto riguarda i rotismi e i bicicloidali, e questa è la formula di Willis. Ok? Quindi riesco ad esprimere il rapporto di trasmissione in una maniera molto semplice. Adesso cerchiamo un po' di spiegarla, no? L'abbiamo dimostrata in questo modo, ma vediamo dove sta, diciamo, insomma, l'intelligenza e il contributo dato da Willis a questo proposito. Ecco, se voi guardate bene, a primo membro io ho omega 1 meno omega diviso omega 2 meno omega, quando invece noi siamo abituati a scrivere omega 1 su omega 2, ok? Ma nel momento in cui io qui vado a considerare il rapporto delle velocità angolari riferite al portatreno, io ho trasformato il rotismo epicicloidale in un rotismo ordinario, in maniera molto furba, ok? Quindi considero, anziché il rapporto delle velocità assolute, io considero il rapporto delle velocità relative al portatreno, va bene? E al secondo membro ho un'espressione che è la stessa di quella che avrei ottenuto nel caso di rotismo ordinario. Quindi cosa voglio dire in altre parole? Che io ho sistemato la situazione del fatto di avere delle ruote orientate all'asse mobile a primo membro, ma poi a secondo membro io ragiono come se fosse ordinario, ok? Come se fosse ordinario, perché vado a considerare il rapporto del numero di denti tra la ruota 2 e la ruota 1. Quindi praticamente il satellite è come se fosse la ruota oziosa di cui parlavo prima, giusto? Perché è una ruota intermedia, d'accordo? Una ruota intermedia tra 1 e 2. Quindi ragiono come se fosse ordinario, perché questa io la posso scrivere come meno Z3 su Z1 come prodotto dei rapporti di trasmissione, perché ho due coppie di ruote orientate in serie,
meno Z3 su Z1 perché sono esterne, moltiplicato più Z2 su Z3. Che cosa esce fuori? Questo si semplifica, meno Z2 su Z1. Quindi posso ragionare al secondo membro come se fosse ordinario, anche se non lo è. Ma è chiaro che questo aspetto è tenuto conto a primo membro. Quindi è, in realtà non ci siamo, meglio Willis non si è inventato niente di nuovo, ma è un approccio molto intelligente e furbo per poter ricavare in maniera diretta i rapporti di trasmissione anche nel caso in cui abbiamo a che fare con rotismi non ordinari e quindi epicicloidali. Va bene? Allora, andiamo ora a sviluppare questa formula e ad aggiungere delle altre considerazioni. Prima di tutto dobbiamo tenere presente, come accennavo prima, che io ho delle ruote dentate che ha a che fare con un meccanismo, scusate, con un meccanismo a due gradi di libertà. Perché le velocità in gioco sono omega 1 del solare, omega 2 della corona e l'omega del portatreno, quindi ho tre variabili. Se vado a sviluppare questa relazione, che cosa esce fuori? Allora ho un omega 1 z1 meno omega z1 è uguale a meno omega 2 z2 più omega z2. Va bene? Quindi posso andare ad esplicitare la omega del portatreno e ottengo omega 1 z1 più omega 2 z2 diviso z1 più z2. Questa è la relazione che ricavo sviluppando la formula di Willis nel caso appunto di un rotismo epicicloidale semplice come quello rappresentato sullo schema. Ok? Quindi vedete che ho tre velocità angolari in gioco e una sola relazione, quindi vuol dire che ho due gradi di libertà. Quindi posso avere due input e questo ha dei vantaggi perché le applicazioni sono veramente tante di questa tipologia di rotismo. Ok? Ma una prima cosa immediata che possiamo fare, quale utilizzo di questa tipologia di rotismo, è quella di ottenere un riduttore di velocità. Per ottenere un riduttore di velocità, quindi un ingresso e un'uscita, devo fissare qualche cosa. Ecco, solitamente è conveniente, al fine di avere un elevato rapporto di trasmissione, fissare la corona. Quindi, ritornando allo schema precedente, nel momento in cui io vado a fissare la corona, portatreno naturalmente libero ora, questa è la relazione che caratterizza il rotismo a due gradi di libertà, nel momento in cui fisso la corona, la omega 2 va a zero, l'ho fissata, va bene? Quindi qual è l'ingresso? Solitamente l'ingresso è il solare e l'uscita è il portatreno. Quindi il rapporto di trasmissione per questo tipo di riduttore lo posso scrivere come omega 1 diviso omega grande. E omega 1 diviso omega grande, ma omega grande è uguale a questa espressione, giusto? E quindi qui ho un omega 1 z1 che moltiplica z1 più z2. Omega 1, omega 1 si semplifica, questo è il risultato, z1 più z2 diviso z1. E capiamo subito che siccome la corona ha un numero di denti superiore a tutti gli altri, che come vedete è quella esterna, no? Che ha un raggio primitivo più grande, quindi anche il numero di denti è molto grande, questo sta al numeratore, gioca in maniera importante, quindi ottengo in maniera molto compatta rispetto alla corrispondente soluzione che fa utilizzo di rotismi ordinari, un rapporto di trasmissione molto elevato. In un colpo solo, diciamo così,
in maniera compatta e quindi anche più leggera, riesco a ottenere un elevato rapporto di trasmissione. Ok? Ecco, questo è un po' il capostipite di una famiglia di riduttori che trovano applicazioni, diciamo, abbastanza avanzate nel campo della robotica. Quindi nel campo della robotica abbiamo dei riduttori o epicicloidali di questo tipo, ma soprattutto derivati da questo, quale il riduttore cycle e il riduttore harmonic drive. Va bene? Perché abbiamo un elevato rapporto di trasmissione. Allora, un'altra applicazione molto importante di questa tipologia di rotismi è quella del differenziale dell'automobile. Ecco, e allora qui dobbiamo un attimo impostare il discorso. Sposto da quest'altra parte. Allora, che cosa succede per una vettura a trazione posteriore o anche a trazione anteriore? Il discorso diventa un po' più complicato quando è a trazione integrale e quindi abbiamo quattro ruote motrici. Allora, quando abbiamo considerato le ruote motrici e la ruota trainata, in realtà quelli sono degli esempi semplici che però ci tornano utili anche per l'analisi, diciamo, dei veicoli a ruote, come appunto le autovetture. Ecco, nel momento in cui ho una ruota folle, la ruota folle, cioè non motrice, si autoadatta al terreno, quindi non abbiamo problemi particolari. Quindi il differenziale dove è installato? Sulle ruote motrici. Quindi se è a trazione posteriore, il differenziale sta dietro. Se è a trazione anteriore, il differenziale sta avanti. Ok? Ecco, cerchiamo di capire questo aspetto. Ecco, nel momento in cui una vettura sta effettuando una curva, che cosa succede? Allora, la vettura in termini di chassis è un corpo rigido, no? È un corpo rigido e poi ci sono le ruote. Quindi faccio uno schema molto, molto semplificato, quindi ho una ruota qui e poi ho le ruote anteriori, no? Allora, se va sul rettilineo, vabbè, insomma, non ci sono problemi. Quindi mettiamoci direttamente nella situazione in cui stia percorrendo una curva. Naturalmente tutto quanto abbiamo imparato a proposito della cinematica vale anche in questi casi, ovviamente. Quindi noi abbiamo un corpo rigido, cioè la vettura, lo chassis, l'autotelaio, che sta girando intorno a un centro di rotazione, evidentemente. Ecco, e allora il teorema di Kennedy vale anche in questo caso, no? Quindi, che cosa succede? Il centro di questa ruota posteriore, posizionato sull'asse della ruota stessa, e analogamente il centro di quest'altra ruota, diciamo esterna rispetto alla curva, perché sto ipotizzando di effettuare una curva volgente sulla destra, è naturalmente devono rispettare i diagrammi delle velocità, ok? Diagrammi delle velocità, naturalmente questa è un'analisi cinematica, poi nel campo dinamico intervengono degli altri fattori, ma ipotizziamo di avere, come si dice, una sterzata cinematica. Allora, nel momento in cui qui davanti ho, ovviamente devo avere delle ruote sterzanti, se non un giro, evidentemente. Quindi qui c'è, diciamo, un altro problema tecnico da risolvere, cioè quello di avere un sistema tale da garantire la giusta rotazione delle ruote, che contrariamente a quello che si può immaginare di primo impatto, queste due ruote ruotano di angoli diversi, non è lo stesso angolo, sono angoli diversi. E quindi naturalmente qui ci vuole un meccanismo che è un quadrilatero articolato, no? I cosiddetti braccetti dello sterzo non sono nient'altro
che diciamo le aste di un quadrilatero, che è il quadrilatero di Scherzo, che ha questa funzione. Quindi noi puntiamo per il momento l'attenzione su questi quattro punti, che sono quattro punti degli assi di rotazione delle quattro ruote, che sono solidali allo chassis, quindi allo stesso corpo rigido. In quanto tale, se questo fosse il centro di rotazione, il centro di istantanea rotazione come centro cinematico, qual è il campo vettoriale delle velocità? Il campo vettoriale della velocità è, lo abbiamo dimostrato a suo tempo, circolare intorno al polo della velocità. Giusto? Cioè tutti i vettori velocità devono girare intorno a B con zero, ma in che modo? Secondo le ipotesi fatte, in modo tale che ciascuno di essi risulta perpendicolare alla congiungente con il centro di rotazione. Quindi questo è per esempio un vettore velocità. Il vettore velocità della ruota esterna non può essere uguale a questo, è perché deve essere rispettato che ho un diagramma lineare. Quindi questa qui ho un vettore velocità che è maggiore di questo qui, deve essere maggiore. E allora congiungo questo punto con il centro di rotazione e prolungo di qua, va bene? E ho questo vettore. Questo è compatibile con la cinematica del corpo rigido, diciamo dell'autotelaio in questo caso. Va bene? Quindi deve essere più grande. Per quanto riguarda questi altri punti, il discorso è analogo, cioè devo congiungere il punto con P con zero, naturalmente qui avrò a questo punto una omega di rotazione dello chassis, perché lo chassis sta cambiando di orientamento, giusto? Nella curva cambia di orientamento come corpo rigido, e quindi c'è una velocità angolare che è legata alla derivata di questa anomalia delta che definisce l'orientamento del corpo rispetto al piano fisso. Ok? Quindi ho una omega, quindi se noi assegniamo questa V, ovviamente qui vado a mettere dei punti, per esempio A, B, C e D, quindi posso dire che questa omega, per esempio, è uguale ad una V diviso P0A, che sarebbe la velocità di A, questa come vettore velocità. Analogamente posso ricavare la velocità di B scalarmente come omega P0B e così via per tutte le altre. Quindi la velocità di C, a questo punto la posso fare anche in forma vettoriale, quindi la omega di C sarebbe la omega prodotto vettoriale P0C. Va bene? Ma qual è il vettore posizione? Il vettore posizione è quello che congiunge diciamo C con P con 0, come abbiamo sempre fatto. Questo è il vettore P0C. Prodotto vettoriale, se la omega è di questo tipo, cioè è oraria, la omega va verso l'interno e quindi qui ho questo vettore velocità, giusto? Che è la velocità di C. Analogamente posso ricavare la velocità di D, ma la velocità di D è ancora omega vettore P0D. Vettore posizione di D rispetto a P con 0 e quest'altro, e ho un vettore velocità naturalmente più piccolo ma anche inclinato in maniera diversa. Questa è la velocità di D, ok? E questo è il punto D. Capisco subito, anche se non è questo che ci interessa in questo momento, che qui ho due angoli diversi. Qui ho un alfa C e qui ho un alfa D. Due angoli diversi. Non solo due angoli diversi, ho anche due vettori di velocità diversi. Va bene? Ma se noi ipotizziamo di avere a che fare con una vettura, in questo caso a trazione posteriore, per esempio, diciamo che la differenza di modulo di queste due velocità anteriori non mi interessa, perché sono ruote folli, non sono motrici, quindi si autoadattano al terreno, va bene? Viceversa, per quanto riguarda la direzionalità, c'è bisogno di un meccanismo che sia tale da generare una certa legge di correlazione tra gli angoli alfa C e alfa D, che posso anche dire qual è la legge di Ackermann che si può dimostrare. Ma torniamo a noi.
Torniamo a noi per quanto riguarda il differenziale. Ecco, il differenziale è un meccanismo che viene posizionato qui, nel caso della trazione posteriore. Questa differenza di modulo tra la velocità di A e la velocità di B è viceversa, mi interessa. Mi interessa perché? Perché se io trasmettessi il movimento dal motore, che è, dipende dal layout del veicolo, ma dal motore che solitamente è posizionato qui, nella parte anteriore, anche per avere un bilanciamento delle masse, ma le soluzioni possono essere diverse, io posso immaginare di trasmettere il moto qui mediante l'albero di trasmissione, togliere il differenziale, no? Cioè non considerarlo proprio, e utilizzare semplicemente una coppia conica. Coppia conica perché? Perché ho due alberi ortogonali, quindi non posso trasmettere il moto dall'albero che viene da qui, di trasmissione, e questo asse con una ruota diversa, quindi avrei la semplice coppia conica. Se così fosse, naturalmente la coppia conica è cieca, nel senso che questo albero è rigido per le due ruote motrici e quindi mi dà le stesse velocità di uscita, ma la cinematica per girare mi impone che queste due velocità devono essere diverse, e allora ci dobbiamo mettere d'accordo. Allora spesso non è il caso di mettersi d'accordo, perché poi questa differenza di velocità diventa velocità di strisciamento che diventa fonte di sbandamento, e quindi naturalmente la cosa non funziona, va bene? Perché noi vogliamo girare, quindi le ruote impongono la direzionalità, ma il motore trasmette praticamente la stessa coppia, ma anche la stessa velocità, alle due ruote, e la cinematica invece vuole una cosa diversa. Quindi questo non va bene. Da qui l'esigenza di utilizzare un componente addizionale che è il differenziale. Va bene? Ecco, il differenziale non è nient'altro che un rotismo epicicloidale a ruote coniche. Ecco, e allora dobbiamo vedere come è fatto, e quindi consideriamo questo schema. Prima di tutto la ruota interna e la ruota esterna devono avere delle velocità diverse. Delle velocità diverse, per cui questo già ci fa capire che dal punto di vista tecnico-meccanico io qui ho quelli che si chiamano, sono ben noti come i semiassi. Perché ho il semiasse e non l'asse? Perché lo devo tagliare, perché ognuno deve seguire una velocità diversa, va bene? Quindi ho i due semiassi che sono distinti e che trasmettono il movimento in maniera indipendente alle due ruote, va bene? E allora proviamo a fare uno schema, e quindi vediamo che cosa succede. Allora, devo avere un po' di pazienza per fare lo schema del differenziale, che qualitativamente è di questo tipo. Allora,
per capirci, qui abbiamo una ruota e qui abbiamo l'altra ruota, che sarebbero le due ruote, sarebbero le due ruote motrici, d'accordo? Allora, questa è la scatola del differenziale, qui c'è la ruota conica che definisce la coppia conica, che svolge la funzione, in questo caso, del portatreno. Allora, l'ingresso del moto avviene qui, quindi qui ho la coppia conica dell'albero di trasmissione che viene da sopra, ok? Quindi qui arriva l'input della potenza, secondo questo schema che ho fatto prima, e qui avviene la trasmissione del moto. Allora, nel momento in cui si viaggia in rettilineo, praticamente le due ruote vanno alla stessa velocità, quando invece si viaggia su un percorso curvilineo, come spiegavo prima, io ho una differenziazione tra queste due velocità di uscita. Ecco, come vedete, qui abbiamo queste ruote coniche, questi sono i planetari, con queste ruote coniche qui, che poi ingranano con queste, che sono solidali ai due semiassi rispettivamente e rappresentano i solari di collegamento con le due ruote. Ecco, allora, in termini di formule, nel momento in cui abbiamo effettuato lo schema che è qui rappresentato, bene, la formula del sistema a due gradi di libertà è questa qui, no? La formula generale. Però la dobbiamo andare a particolarizzare nel caso in cui abbiamo a che fare con un differenziale a ruote coniche di quel tipo lì. Ecco, qual è la differenza importante a partire da questa formula? Abbiamo sicuramente delle ruote coniche, ma la cosa interessante è che noi abbiamo Z1 che è uguale a Z2. Z1 è uguale a Z2 e questo ci porta ad esemplificare questa relazione. Se Z1 è uguale a Z2, omega diventa uguale a Z, che posso mettere in evidenza, omega 1 più omega 2 diviso 2Z, giusto? La Z e Z si semplifica. Quindi la formula caratteristica del differenziale è la seguente. La riscrivo qui, omega uguale omega 1 più omega 2 diviso 2. Dove omega 1 ed omega 2 sono le velocità delle due ruote. Omega 1 e omega 2 sono le velocità delle due ruote, mentre la omega grande rappresenta la velocità angolare del portatreno che è imposta dall'arrivo nella coppia conica. La coppia conica è quella che proviene dall'albero di trasmissione, quindi questa scatola che rappresenta il portatreno ruota poiché l'input gli arriva dal motore, cioè da questa coppia conica. Questa è la omega del portatreno e questa velocità viene ripartita in omega 1 e omega 2. Ok? Quindi questa è la formula che caratterizza appunto le velocità angolari nel caso appunto del differenziale. Ecco, una cosa interessante che può essere utile a, diciamo, impadronirsi ulteriormente di questi concetti
E immaginate una cosa, quando avete l'automobile per esempio dal meccanico che è sollevata, ok? Ecco, la omega, che è quella del motore, è zero, giusto? Sta spenta. Va bene? Che cosa succede? Se omega è zero, da quella relazione viene fuori che omega 1 è uguale a meno omega 2 a motore fermo. Quindi motore fermo, auto sollevata, se voi provate a girare a mano una delle due ruote motrici, l'altra gira di verso opposto. Omega 1 uguale a meno omega 2. Ok? Ecco. Per capire come stanno le cose nel caso del, appunto, del differenziale. Quindi le velocità angolari possono essere differenziate fermo restando la trasmissione di potenza. Cioè, la potenza viene comunque trasmessa, che chiaramente non posso avere ruote folli, no? Perché significherebbe come spegnere il motore oppure mettere a folle in curva. D'accordo? Ecco. Quindi la potenza comunque arriva, va bene, ma viene ripartita con delle velocità angolari diverse. Attenzione, perché una delle caratteristiche del differenziale è che viceversa la coppia viene equidistribuita sulle due ruote, e questo genera altri problemi e quindi poi di tipologie di differenziali diversi, come il differenziale autobloccante, per esempio. Ok? Va bene, ci possiamo.